I big nazionali della politica continuano a scendere in campo, a dar manforte alle proprie rappresentanze territoriali. Oggi l'ex premier Giuseppe Conte, leader dei pentastellati, è arrivato in Abruzzo a Sulmona in corso video per sostenere la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative. Che questa estensione del Green Pass non compromette il diritto al lavoro. No, licenziamenti no. Però con altrettanta schiettezza, Corrado, te lo ripeto, nonostante la tua valutazione che mi è sembrata diversa, noi dobbiamo completare la campagna vaccinale, perché l'unico modo per ripartire stabilmente, definitivamente uscire dalla pandemia, è completare la campagna vaccinale. Non abbiamo a disposizione, applaudi anche quella bambina, non abbiamo a disposizione altre soluzioni, altre ricette che non quella di estendere l'obbligo vaccinale e soprattutto, lo dico, di una campagna di informazione, perché dobbiamo scacciare via tutte le fake news, tutti quei discorsi antiscientifici che alimentano soltanto ambiguità e incertezze. Conte nella giornata di oggi presente anche a Roseto degli Abruzzi, San Giovanni Teatino, Francavilla al Mare, Lanciano e Vasto. Questo è un itinerario per dialogare con voi, per conoscere meglio i territori, per parlare, per ascoltare anche chi ha dei rilievi critici da fare.